l'anno 2014 sarà un anno particolarmente importante per l'FDA, perché ci vedrà dover consolidare i successi del 2013, ci vedrà impegnati in campionati sicuramente più competitivi e dovremo impegnarci nella transizione da go-kart alle vetture da corsa con un altro dei nostri piloti. Questi saranno due aspetti dove dovremo concentrarci molto per far sì di dare ai nostri piloti il supporto che necessitano. Lance Stroll, un 2013 impegnato nel go-kart, campionato del mondo, si è distinto come miglior rookie e il 2014 vedrà il suo esordio nelle vetture da corsa. Dovremo fare molta attenzione a questa transizione, che è una fase delicata nella carriera di ogni pilota. Antonio Fuoco, il 2013 è stata la vera sorpresa per lui, è diventato il campione della Formula Renault, un campionato molto competitivo. Per lui il 2014 vedrà un cambio di categoria e lo vedremo competere nel campionato FIA Formula 3 con il team Prema. Gli avversari saranno sicuramente molto più agguerriti. Raffaele Marcello, un grande 2013, ha vinto un campionato molto importante e competitivo, il FIA Formula 3. Il 2014 per lui sarà un anno chiave, dovrà competere in una categoria alle soglie della Formula 1, quella della GP2. Bianchi, il 2013 è stato per lui il primo anno in Formula 1 con il team Russia, è stato un anno positivo essendo il miglior esordiente. Il 2014 lo vedrà ancora competere in Formula 1, dovrà dimostrare qualcosina di più, quindi daremo il massimo del supporto. Il 2014 ci vedrà dover raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, d'altronde il nostro motto è: quando arrivi in cima a una montagna continua a salire.